Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di questa mia solita recensione e analisi delle varie curiosità di questa serie Star Wars chiamata The Bad Batch. 42. Siamo al 9° episodio, come al solito mi sono messo i miei appunti e infatti li ho un po' qua negli schermi dietro di voi, per cui questo episodio si chiama esattamente La Taglia, che poi in realtà il titolo originale, se non ricordo male, mentre ve lo dico spulcio, è esattamente Bounty Lost. Vediamo finalmente Cad Bane con la refurtiva Omega, che è in cella col suo bellissimo Justifier, il giustificatore tradotto più o meno dovrebbe essere così, la sua nave che ricorda tantissimo la Ghost di Rebels. Il design è quello, per cui non ho cercato e non ho scavato, ma la sensazione che sia un'astronave corelliana è molto forte. Comunque, astronave fighissima, speriamo di vederne un set Lego prodotto da qui a qualche annetto, a qualche mese, e incrociamo i diti. Molto bene, la puntata continua con la verticalità orizzontale, per cui andiamo avanti con la storia. A quanto pare non hanno più intenzione di fermarsi a perdere tempo con cuccioli di Rancor o refurtive varie o perdite di tempo e via dicendo, ma stanno andando direttamente al punto. In questa puntata scopriamo una cosa importantissima, una cosa che un po' ha rivoltato di nuovo il canone di Star Wars, ovvero, mi raccomando, attenzione per gli spoiler, perché se l'avete visto bene, se non l'avete vista vi sto spoilerando la puntata e tanta altra roba, perché questa cosa, ribadisco, rivolterà, rimescolerà un po' tutto quello che è successo in passato e quello che succederà in futuro, per il mio modestissimo parere. Per cui scopriamo che Omega non è altro che la sorella di Boba Fett, ovvero il secondo clone geneticamente puro, perfetto, senza contaminazione, senza modifiche, come ci ricorda Tech, che deriva direttamente da Jango Fett. Per cui abbiamo Alpha, che è Boba, e Omega, che è Omega. Per cui abbiamo questa enorme scoperta, molto interessante, perché, come dicevo prima, probabilmente potrebbe avere delle ripercussioni sulle serie che vedremo tra poco, per cui The Book of Boba, per dirne una. Però, insomma, vediamo, non è detto che vadano a scavare così all'interno di una serie animata come questa, però incrociamo le dita. Allora, torno sui miei appunti. La puntata è veramente molto interessante, molto bella, molto action, si arriva dritto al punto, musiche sempre di un livello altissimo e interessantissimo. Tutto quello che riguarda Cad Bane è molto western, che mi gasa sempre a livelli stratosferici. Tutti i movimenti di Cad Bane, tutto quello che fa, si toglie il cappello per salutare Omega al suo servizio, intanto pulisce il cappello, tipico gesto da cowboy, da cacciatore d'Italia. La sua divisa ricorda tantissimo i film western in versione un po' fantascientifica. Insomma, personaggio meraviglioso, con il suo droid Todd 360, che viene preso in giro logicamente da Omega in maniera un po' ingenua, se vogliamo, ma era abbastanza prevedibile. In questa scena molto interessante, anche direi un minimo toccante, perché vediamo che Cad Bane è un personaggio molto freddo, gelido, soprattutto col suo piccolo droide, perché si è rotto una zampa nella puntata precedente e gli hanno sparato alla gamba, per cui recupera il pezzettino, ma Cad Bane non ha tempo di aggiustargliela. Questo per raccontarci un po' il cinismo e come posso dire, la malvagità di Cad Bane. Insomma, ci racconta molto bene quanto accade, non gliene freghi niente di tutto il resto se non della taglia. Fighissima ambientazione, perché scopriamo che esiste un altro un'altra stazione di clonazione che riguarda i Kaminoani. Stavolta non è in un pianeta acquatico, ma ricorda tantissimo Bespin, Cloud City. Me lo sono segnato, dovrebbe essere Boravio, esatto, Boravia nel sistema Lido. Bellissimo, perché è distrutto, è abbandonato, è arrugginito, è fatiscente, con questa foschia che poi non sono altro che le nuvole che entrano all'interno di tutti questi conicoli. La tecnologia è la stessa che vediamo su Camino, su tipo Cassiti, per cui insomma il fascino è estremo, anche perché, ribadisco, il fatto che non sia in acqua ma che sia in aria rende tutto estremamente interessante, o quantomeno affascinante, per quello che vediamo. È un'ambientazione, ammetto che
mi ha portato molto, molto di più su una sorta di mood dedicato ad Alien che a Star Wars, anche con questa musica che ricordo sempre che non segue i canoni basilari standard di Star Wars pre The Mandalorian, per cui insomma è tutto abbastanza interessante ed estremamente affascinante. Contiamo poi che da lì a poco, oltre a Cad Bane, torna Fennec Shand, e piano piano, oltre a scoprire questa grande novità del fatto dell'identità di Omega, veniamo a scoprire anche che i Kaminoani sono divisi in due in maniera segreta. Abbiamo Lamassu che manda Tawnwi a recuperare Omega. Scopriamo anche che a Lamassu non gli interessa assolutamente di Omega, ma gli interessa del materiale genetico che fa parte del suo corpo, per cui dice chiaramente: appena la recuperate, terminatela. Mentre abbiamo Nala Se, che invece sembra che sia affezionata ad Omega a livello personale, insomma sia una sorta di figlia, e ha pagato Fennec Shand, per cui scopriamo che c'è dietro Fennec Shand, non mi ricordo se l'avevamo già scoperto in un altro episodio, ma cambia poco, Fennec Shand, per cui la deve recuperare per portarla in salvo da Nala Se. Fighissimo, perché alla fine Fennec Shand dice non ce l'ho fatta, la piccola è tornata con The Bad Batch, e Nala Se dice finché è con loro so che è al sicuro. Per cui questa cosa è molto carina e ci mette un po'... ci prepara a questo personaggio che comunque è Fennec Shand, nel senso che Fennec Shand appunto è un cacciatore di taglie, ma viene assoldato dalla parte positiva, mentre Cad Bane viene assoldato dalla parte negativa. Interessante questa cosa, perché probabilmente qualcosa ci vogliono dire. Mi fa anche abbastanza specie, perché non credo che Fennec sappia chi è Omega, però sapendo che in futuro lavorerà con Boba Fett, e tra l'altro direi che gli anni li porta molto bene Fennec Shand in questo The Bad Batch, non ho ancora capito esattamente quanto sappia chi è Omega e se magari fa parte di questo collegamento futuro tra Fennec e Boba. C'è una differenza temporale, se non ricordo male, nel senso che molto probabilmente Omega è stata creata dopo Boba, perché in questo periodo Boba dovrebbe essere un ragazzino un po' più grande di quello che è Omega, perché l'abbiamo già visto in The Clone Wars, e infatti Omega è Omega, non è Alpha, che è il primo. Mi guardo un altro po' di appunti. Direi che ci dicono che in realtà è come se avessero abbandonato la ricerca di Alpha, di Boba, perché a quanto pare è scomparso, perché l'unica fonte genetica che occorre ai Kaminoani per poter, almeno così spiegano, ma è un po' da capire, perché siamo un po' frastornati dal canone, perché questa cosa viene un po' a cambiare le pedine di gioco per quello che riguarda i cloni, per cui a quanto pare ne hanno bisogno per continuare a creare cloni. Boh, non ne capisco il senso, perché da quello che sappiamo i Kaminoani creavano cloni anche prima di Jango, per cui insomma magari lo scopriremo o magari no. Una cosa molto figa e interessante che ci ha fatto alzare le orecchie e ci ha fatto rimanere tutti un po' così, all'interno di questi laboratori di Boravio vediamo che Omega scopre quei tank, quei contenitori al cui interno si vedono degli esperimenti di clonazione. Questa cosa ci ha portato immediatamente alla seconda stagione di Mandalorian, nella scena sulla base imperiale di Nevarro, dove vediamo più o meno la stessa cosa. Qui scopriamo qualcosina in più, vediamo Omega che in uno scontro tra da una parte Fennec e dall'altra Todo 360, vediamo che uno di questi tank esplode e vediamo un alieno grigio non riconducibile a niente. Fino a qualche secondo prima, secondo me, molti avevano pensato Snoke, perché era inevitabile, l'inquadratura più o meno era quella di Mandalorian, per cui dava un'idea un po' particolare di mistero, sembrava che volessero farti credere qualcosa di molto interessante. In realtà, alla fine, secondo me, non ho verificato bene, magari ci guarderò più avanti, sembra essere proprio un Kaminoano o un alieno non riconducibile a nessuno, anche se a primo acchito un minimo di Snoke ce lo poteva avere. Bene, detto questo, ve lo do nel saluto, ottima puntata, direi che possiamo stare tranquilli, speriamo che il ritmo continui a essere questo, che vada avanti così fino alla fine, perché se è così
onestamente devo fare veramente un grandissimo applauso a, ancora una volta, a Lucasfilm e a Dave Filoni per questo bellissimo, bellissimo prodotto. Bella voi, ci vediamo venerdì prossimo, vi mando un abbraccione, mi raccomando tenete botta e aspettiamo qualche novità in più, qualche trailer in più di qualche prodotto Star Wars in uscita tra qualche mese. Bella voi!